Buongiorno a tutti, buona domenica. Come avete visto, ieri abbiamo avuto questa celebrazione dell'Arcivescovo nella nostra chiesa e abbiamo offerto tutta la città insieme alla nostra Madonna Maria Santissima di Portosalvo. Vi invito veramente tutto il mese di maggio, noi siamo aperti il pomeriggio dalle 4:30 fino alle 6, sarà esposta qui per chiunque volesse venire a fare un saluto, a darle una preghiera, a ringraziarla per questo tempo che sta passando. E siamo ormai verso la seconda fase di questa quarantena. Oggi il Vangelo ci spiega un evento della risurrezione, che è quella dei discepoli di Emmaus. Gesù compare a questi discepoli scoraggiati, sfiduciati, gli occhi si sono chiusi alla fede per i problemi e le situazioni della vita, così come un po' in questo tempo anche a noi in quarantena ci è successo. Si presenta loro, non lo riconoscono, spiega il Vangelo, apre il loro cuore e a un certo punto risponderanno e si diranno tra di loro: ma non ci ardeva il cuore quando parlava e quando ha spezzato il pane per noi. Certo, attendiamo il tempo in cui il Signore spezza il pane per noi, ma sappiamo anche la parola di Dio è il pane quotidiano che possiamo mangiare ogni giorno. Il nostro cuore sussulta con la Beata Vergine Maria che abbiamo qui, il mese di maggio è ormai alle porte, quindi vivremo con lei certamente un'esperienza spirituale, sentiremo il suo odore presso di noi nelle nostre case. Abbiamo fiducia, non ci scoraggiamo, i tempi sono certamente verso una risoluzione migliore. Per cui questa rosa che abbiamo detto nei tempi passati inizia a far vedere il suo bocciolo. A breve, ecco, respireremo veramente il suo odore. Buona domenica a tutti.